Le onde gravitazionali rappresentano una nuova finestra sugli eventi più energetici del nostro universo, ossia le coalescenze dei sistemi binari composti da buchi neri e stelle di neutroni. Durante la loro evoluzione, la gravità curva lo spazio-tempo in maniera molto elevata, tant'è che si parla in generale di regime di campo forte. In questo regime di campo forte è possibile testare la natura della gravità e le fondamenta della relatività generale in maniera molto più profonda rispetto a quanto fatto in regimi di campo debole, tipici ad esempio del nostro sistema solare. E questo perché la teoria di Einstein ci fornisce una predizione specifica per il segnale emesso da sistemi binari che può essere confrontato con le osservazioni sperimentali. Ora, teorie alternative predicono allo stesso tempo dei cambiamenti rispetto alle predizioni di relatività generale che ci permettono di distinguere tra i due casi. Dal 2015 in poi gli interferometri gravitazionali Virgo e LIGO hanno osservato all'incirca una cinquantina di eventi emessi da sistemi binari coalescenti che ci hanno permesso di effettuare i primi test di gravità in un regime di campo forte. E tutti i test eseguiti sino ad ora sono consistenti con le predizioni della relatività generale, quindi della teoria di Einstein. A Virgo e LIGO, che stanno lavorando per raggiungere la loro piena sensibilità, si è da poco aggiunto l'interferometro giapponese Kagra e nel prossimo futuro avremo anche in India un altro interferometro terrestre che è chiamato LIGO India, che formerà insieme a queste altre precedenti una rete mondiale di interferometri che aumenterà la nostra capacità di osservare segnali e di studiarne a fondo le loro caratteristiche. In aggiunta, la comunità astrofisica sta già lavorando agli interferometri di nuova generazione, sia terrestri che spaziali. Il numero di segnali attesi e la sensibilità di questa rete mondiale di interferometri ci permetterà di testare la relatività di Einstein e di individuarne anche le più piccole deviazioni nei segnali gravitazionali emessi.